La sinistra irpina scalda i motori in vista dell'imminente campagna elettorale. Il presidente della regione Puglia, Nichi Vendola, ha presentato nella sala conferenza del Viva Hotel le proposte che la sinistra e gli ambientalisti avanzeranno alle elezioni europee e in Irpinia alle prossime amministrative. Sinistra e Libertà nasce dall'unione di Movimento per la Sinistra, Verdi, Sinistra Democratica, Socialisti e parte dei Comunisti Italiani. Ma è qualcosa di più di un cartello elettorale, è l'avvio per la costruzione di una sinistra viva, dei lavoratori, delle donne, del mezzogiorno, dei diritti civili e sociali. Questi partiti, uniti in campo nazionale, si dividono per le amministrative. Mentre Verdi, Movimento per la Sinistra e parte dei Comunisti Italiani guardano al Partito Democratico, le rimanenti forze vanno con il centro-sinistra alternativo, capitanate da Sinistra Democratica. Stop ai licenziamenti, sostegno ai lavoratori, eliminazione della tassa sulla cassa integrazione, questi alcuni degli obiettivi di Vendola. La principale parola d'ordine per me è stop ai licenziamenti. Se è vero che Berlusconi sta dando soldi vivi e veri alle imprese, e se è vero che Confindustria dice che questi soldi vivi e veri stanno arrivando, allora in cambio di questi soldi, che sono i soldi del paese, bisogna garantire che non ci sia soltanto un ristoro nei confronti delle aziende, ma che ci sia un sostegno alle persone, ai lavoratori, moratoria sui licenziamenti. E poi penso che bisogna avere il coraggio oggi di lanciare un'altra proposta, che è quella di cancellare le tasse sulla cassa integrazione. Siamo prigionieri di un governo delle destre che fa paura, che propone di limitare il diritto di sciopero, che propone repressione dura nei confronti degli studenti che chiedono un futuro che oggi non hanno. Siamo sotto un governo che considera le tasse una specie di attività eversiva, ma sono solo le tasse dei ricchi quelle che riescono con grande facilità a essere esorcizzate. Le tasse dei poveri invece non se ne parla mai.